Benny, non ti muovere! Il ponte si sta abbassando! Aiutatemi! Resisti! Che cosa facciamo? Sono qui! Tom! Benny! Aiutateci, Benny! Roy, dobbiamo fermare quel ponte! D'accordo! Tu pensa a Benny! Agli ordini! Polly, è troppo stretto! Non c'è spazio per Benny! Dovremmo aprire di più il ponte! Preparati a recuperarlo! Coraggio! Vado! Wow, grazie al cielo! Ottimo lavoro, Roy! E il gancio ora è libero! Grazie, Amber! Grazie, Amber! Senta, signor Dump! Mi scusi! Sì, ci scusi! È stato molto pericoloso! Volevo solo dare una mano! Volevo fare quello che avrebbe fatto Roy! Benny, ascoltami attentamente! Sai come avresti potuto aiutare al meglio Dump oggi? Non lo so! Chiamando noi! Così lo avresti aiutato e saresti stato al sicuro. Ma non sarei stato un soccorritore! Il soccorso consiste nel chiamare noi. Un gesto eroico inizia sempre con una chiamata d'emergenza. D'accordo! Ragazzi, voglio che mi promettiate una cosa. Se qualcuno dei vostri amici fosse in pericolo, dovrete chiamare i soccorsi immediatamente. Me lo promettete? Sì! Sì. Oh, Benny, mi dispiace che la tua splendida gru si sia rotta. Sta tranquillo, Benny. Quando sarai abbastanza grande da unirti alla squadra, avrai una vera gru di soccorso tutta tua. Credi davvero che ce la farò? Certo che sì! Diventerai un soccorritore migliore di me, credimi! Credi davvero che io possa diventare un soccorritore come te? Fantastico! Grazie, Roy! Sei il migliore! Roy, direi che abbiamo trovato il tuo più grande fan! Ma quello non è il signor Wooper! Credo proprio che andrò a divertirmi un po' con lui! Che cos'ho che non funziona? C'è qualcosa che non va quando cerco di sterzare. Qualcosa non quadra, ma... Signor Wooper! Aiuto! Eh? Aiuto! Non riesco a fermarmi! Aiuto! Roddy! Sto arrivando! Ma che cos'ha che non va? Signor Wooper! Signor Wooper, si tolga da lì! Si sbrighi, la cisterna sta per cadere! Cadere? Non ci riesco! Le ruote non si muovono! Roddy, per favore, chiama la squadra di soccorso e fai in fretta! La squadra di soccorso? D'accordo. Roddy, corri! Certo! Ah!
eccolo lì! Oh no! Mi devo ricaricare! Avevo dimenticato di avere la batteria scarica! Qualcuno mi aiuti! Vi prego! Emergenza, emergenza! Il signor Wooper ha avuto un incidente sulla 16ª strada! Dirigetevi subito sul luogo dell'incidente! Agli ordini, Jin! Da quella parte! Aiuto! Aiuto! Ellie, sbrigati, fa presto, metti in sicurezza la cisterna. Ricevuto! Andiamo laggiù a salvare il signor Wooper. Andiamo! Siamo qui! Roy, per qualche ragione le mie ruote non funzionano. Sta tranquillo, ti aiutiamo noi adesso. Pronti? Sono pronta! Anche io! Forza, al mio tre! Uno, due, tre! Ellie, fa presto! Ci penso io! Bene, coraggio! Proviamo ancora una volta. Sono pronto! Che cosa? Quando mi hai chiesto aiuto, stavi dicendo una bugia? Sì. Oh, che sollievo! Quando ti ho visto passare in quel modo, ho creduto davvero che fossi in pericolo. Mi dispiace tanto. Non volevo che succedesse tutto questo. Non avrei mai voluto metterla in difficoltà. Rhodey, è stata dura, ma credo che tu abbia imparato la lezione. Se continui a raccontare bugie, un giorno nessuno ti crederà più, anche le volte in cui dirai la verità. No! Salve, bambini! È davvero un peccato, sarete dispiaciuti, il negozio è chiuso. Sì, è così. Ma lei chi è? Io sono un camion di giocattoli. Anche io mi sono dimenticato che il negozio era chiuso oggi. Se volevate comprare qualche gioco, vi andrebbe di dare un'occhiatina a quelli che porto io? Davvero? Davvero? Wow! Ci sono così tanti giocattoli! Potete entrare e giocare quanto volete. Grazie! Ti ringrazio! Aspettate! Non vi ricordate che cosa ha detto Polly? Ma noi vogliamo solo dare un'occhiata. Sì, solo una sbirciatina. Va bene, solo un minuto, d'accordo? Spero che i bambini si stiano divertendo. Cosa? Cosa sta succedendo? Signore, che cosa sta succedendo? No, bambini! Fermo! Fermati subito! Aiutateci! Emergenza! Emergenza! Che succede, Jin? Il signor Baffo mi ha riferito che il camion Nick ha appena rapito tre bambini della città! È mascherato da camion per giocattoli ed è diretto verso l'incrocio della collina ventosa con i bambini! Squadra di soccorso, in azione!
Andiamo! E ora che cosa faccio? Se resto qui con le ruote in mano, il camion X riuscirà a scappare. Devo fare qualcosa per impedirgli di lasciare la città. Un attimo, c'è una scorciatoia che prendevo sempre da queste parti. Sto arrivando, bambini! Vi salverò io! Oh, eccolo che arriva! Ho un'idea! Ma che succede? La strada è bloccata! Non mi resta altro che passare da questa parte! Sì, ha funzionato! La strada lo porterà dritto al tunnel! Ora la squadra di soccorso potrà acciuffarlo! Da questa parte! Signor Baffo! Holly, il camion X è diretto verso il tunnel! Vi dovete affrettare! Sì, grazie mille, signor Baffo! Ellie, va avanti e indicaci la posizione del camion! Ricevuto! Dobbiamo prenderlo prima che raggiunga il tunnel. Coraggio, muoviamoci! Ricevuto! Resisti, mini forza! Oh? Trovato! Deve essere per questo che lo chiamano Camion X! Poli, il Camion X ha quasi raggiunto il tunnel! Ragazzi, vi dovete sbrigare! D'accordo, ci siamo quasi! Andiamo! Siete stati sciocchi, siete caduti nel mio tranello! Roy, Camion X sta per entrare nel tunnel! Ricevuto! Fermati, Camion X! Ma chi sei? Lasciami andare! Non se ne parla! Fermo! E voi chi siete ora? La squadra di soccorso di Broomtown! Non riuscirai a passarla liscia, farai meglio a fermarti! Credete davvero che mi fermerò? Fareste meglio a lasciarmi passare! Toglietevi di mezzo, sto arrivando! Non ci vediamo! Per me è finita. Roddy, dovremmo tornare indietro. Questa non è neanche una strada vera e propria. Dai, Roddy, mi fa male il semiasse. Non se ne parla. Siamo venuti a cercare un nuovo parco giochi. Voi potete andare, ma io resto. Cos'è? Vietato l'accesso! Wow, è fantastico! È un po' spaventoso! Non avere paura! È come un piccolo covo di pirati! Non giochiamo ai pirati! Facciamolo diventare un castello! Certo! Tutto quello che vuoi, Minnie! Può diventare il nostro ritrovo! Il nostro ritrovo? Sì! Ma dobbiamo promettere di non rivelare mai a nessuno il nostro rifugio segreto! D'accordo? Sì! Tesoro, tuo padre sta andando al lavoro! Dagli un bacio! Ho detto dagli un bacio! Bravo, piccolo! Devo andare! Ci vediamo dopo il lavoro! Minnie, non mi voglio più mettere il ciuccio in bocca! Non se ne parla! Se sei un bambino lo devi fare! E ora fa la tua parte! Gugu, gaga... Ok, cosa? Iniziamo dal c'è lato. Qualcuno lì Max, fuori! Fox, siete Zitto. Pronti? Aspettiamo che vadano via! Oh no! Che cosa succede là fuori?
Pocca, perché non continui tu qui? Oh, signor costruttore, aspetti! Deve fermarsi! Rhodey, non è sicuro per te stare qui. Minnie e Benny sono lì dentro! Per tutti i mattoni! Buongiorno, qui è la squadra di soccorso. Oh, signor costruttore! Cosa? Che cosa ha detto? Che succede, Jean? Ragazzi, c'è un'emergenza! Oh? Il signor costruttore sta demolendo un edificio, ma Minnie e Benny sono intrappolati all'interno! Cosa? Andiamo lì immediatamente, Jean. Forza, sbrighiamoci! D'accordo, ci faremo strada tra le macerie. Tu continua a guardare dall'alto. Fate presto! Amber, ora tocca a te, forza! Siamo salvi! Ragazzi, state bene! Sì! Allora, uscite presto, ma state molto attenti! Polly, sta per crollare! Uscite tutti! Sbrigatevi, ragazzi, continuate ad andare, forza, via! Polly, esci da lì! Buona idea! Ci dispiace! Sapevamo di non dover entrare, ma non potevamo giocare da nessun'altra parte! Lo capiamo! Ho l'impressione che ci serva un posto più sicuro dove far giocare i nostri piccoli amici. C'è un posto dove potremmo costruire un parco giochi? Ma certo! Conosco il posto perfetto! Sempre che il signor costruttore sia disposto ad aiutarci! Sarei felice di costruire un parco giochi per i ragazzi. Dove pensavate di farlo? Proprio qui! Direi che è un punto perfetto per un parco giochi! Credi che dovremmo costruire il nuovo parco proprio qui? Ma certo! È un punto perfetto ed è vicino a dove abitiamo! Oh. Ovviamente dobbiamo prevedere tutte le misure di sicurezza! Potremmo costruire una casetta e un campo da gioco! Hai anche delle altalene e uno scivolo! Magari anche un box con la sabbia! Wow! È bellissimo! Wow! C'è anche un telefono d'emergenza! Grazie, signor costruttore! Non dovete ringraziare me. Io e la squadra abbiamo solo realizzato il progetto di Ellie. Ellie, questa volta ti sei davvero superato! Grazie! Ta-da! Facciamo una partita a calcio! Wow! Bella, vero? Questo è il tabellone. Riporta tutti i gol che segnate. È grandioso! Già! Beh, volete fare almeno una prova? Vorremmo tanto, ma non possiamo proprio. Certo che potete. Fidatevi, non è affatto difficile. Non è questo. Vedi? Quella porta è a Rhodeyville. L'altra è laggiù, a Bennyburg. E i palloni sono tutti a Miniland. Mi state dicendo che avete diviso il cortile in tre parti? Sì. Ci sono i confini e non è permesso andare nella proprietà degli altri. Abbiamo dovuto farlo perché Rhodey lascia sempre in disordine tutta la casa dei giochi. Capisco quello che intendi, ma se le cose stanno così non potete fare molto. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo proteggere il nostro territorio. È vero. Va bene. Questo è il mio lato di strada. Vattene! Va bene. Allora questa è la mia metà di strada. Beh, e io? Allora dove passo? Passa sulla metà di Minnie. Vai! Su! No, non puoi. Ho detto che...
mio. Vattene dalla mia strada, io ti ho avvisato. È così che funziona? Allora, state a vedere. Questa strada è mia, qui posso passare soltanto io. Attento! Benny! Cosa facciamo, Mini? Cosa vuoi fare? Chiamiamo subito la squadra di soccorso! Perfetto, ancora un po'. Molto bene. Siamo pronti, Polly! D'accordo, ora tira, Roy! Sì! Roy, ora puoi abbassare! Ok! Grazie, ragazzi! Non c'è di che! Ci dispiace, Titan! È colpa nostra, perché litigavamo per niente! Esatto! Nessuno possiede campi o strade. Tutte queste cose dovrebbero essere condivise. Ben detto! Se vi comportate così, non vi resterà più niente da usare, capite? Ascoltate, perché non inventate una regola che metta tutti d'accordo? E tu credi che esista una regola del genere? Beh, vediamo, che ne dite di... quando si usano giochi altrui bisogna stare molto attenti? Eccone un'altra. Quando si finisce di giocare bisogna rimettere in ordine. Ecco. Aiuta i tuoi amici a sistemare i giochi. Gioca a calcio con i tuoi amici tutti i giorni. Perché a dire il vero era molto noioso giocare da solo. Hai ragione! Roddy, secondo te era il fantasma? Era solo un pezzo di carta, fifone! Roddy, forse è meglio se torniamo indietro, non ci sono fantasmi qui! Un'altra fifona! Tornate dalle vostre mamme, io vado per conto mio! Ah, sì? Credi che dovremmo lasciarlo andare da solo? Non gli serviamo. Mi auguro tanto che impari la lezione. Aiuto! Era la voce di Roddy! 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 Dove sei? Sono qui! Che cosa ti è successo? Smettila di ridere di me! Ho visto un terribile fantasma! Un fantasma? Dove? Non c'è niente qui fuori! Sei sicuro di aver visto uno spettro? Ma era qui un attimo fa! Ecco io! Quindi hai cercato di nasconderti e sei rimasto incastrato! Che ridere! Vi prego, dovete tirarmi fuori di qui! Purtroppo sono rimasto incastrato! Tieni duro! Io e Benny andiamo a cercare aiuto da qualche parte! Sei pronto? Sì, andiamo! Aspettate! Avrò paura qui tutto da solo nel bosco! E ora che cosa si fa?
Vado a cercare aiuto per conto mio. Tutto solo? Rhodey verrà mangiato dal fantasma se resta qui da solo nel bosco. Ma se il fantasma ti insegue? Stai tranquilla, io sono più veloce. Non aver paura, guarda avanti e non pensare ai fantasmi. Pensa a cercare aiuto. Credo di essermi perso. Chi verrà ad aiutare me? Sono proprio un fifone. Quello deve essere Ellie. Aiuto, oh? Ellie! Sono qui! Oh? Sono io! Benny? Benny! Sono qui! Stai bene, amico? Io sto bene, ma Rhodey ha bisogno di aiuto. Rhodey è in pericolo? Dovrebbe già essere tornato. Credi che sia andato a casa lasciandoci qui da soli? Non lo farebbe mai. Rhodey! Benny! Ellie! Benny! Per caso siete feriti? Cos'è successo, Rhodey? Fatemi uscire di qui, vi prego! Sta tranquillo, ti faremo uscire presto. Credo proprio di aver bisogno dei rinforzi. Ellie, ci stiamo avvicinando alla foresta. Comunicaci la posizione. Ricevuto. Lo vedo. Mettiamo il turbo. Riusciranno a tirarlo fuori? Naturalmente, ce la faremo. Oh, arrivano! State bene, ragazzi. Ho messo in sicurezza la zona. Stanno tutti bene, eccetto Rhodey. Oh, wow, è davvero stretto. Rhodey, ti tireremo fuori di lì. Sai che cosa fare? È tornato il fantasma! Aiuto! Rhodey! Aiuto! Aiuto! Che succede, Jim? C'è una tormenta in arrivo! Una tormenta? Sì! E secondo le previsioni della mia strumentazione sarà terribile! Forti venti e un probabile uragano! Se è così, dobbiamo cancellare l'addestramento. Sono d'accordo! Dobbiamo metterci al riparo! Non solo! Farò la ronda in città con Ellie e Roy. Sì! E dovremmo anche accompagnare a casa i ragazzi prima che il tempo peggiori! Attenzione a tutti i cittadini di Broomtown! Allarme meteo! Si consiglia di mettersi al riparo! Vi terremo informati in tempo reale sull'evolversi della situazione! Chissà perché la piazza è deserta! Oh, inizia a piovere! Mi si bagnerà il regalo! Oh! Oh no! È caduta! Qualcuno mi aiuti! Oh!
Mi raccomando, andate dritti a casa. Sì, lo faremo. Arrivederci. Ciao, Mini. Ciao, ciao. Ok, andiamo. Mini, rallenta, è scivoloso. È che devo dire una cosa molto importante a mio nonno. E che cosa? Beh, questa mattina me la sono presa con lui perché non mi piaceva la ruota che mi ha comprato e l'ho trattato male. E adesso vuoi chiedergli scusa? Sì, spero che mi perdoni. Ora so che invece aveva scelto la ruota migliore. Aiutatemi! Nonno! Aspetta, Mini! Lascia fare a me! Cosa facciamo? Nonno! Se adesso vado avanti, il ponte crollerà! Signor Baffo, cerchi di stare calmo! Chiamo la squadra di soccorso! Ciao, Amber! Ehi, i ragazzi sono a casa al sicuro! Jean, abbiamo un problema! Il signor Baffo è incastrato sul ponte! Con questo tempo! Polly, il signor Baffo è in pericolo! Corri subito a Ponte Amaraggio! Vado! Nonno! Non preoccuparti, la squadra sta arrivando! Amber! Belli! Polly! Dai! Ellie, prepara l'imbragatura! Agli ordini! Veloci! Calmati, Mini. Tuo nonno presto sarà al sicuro. Tenga duro, signor Baffo! Polly, il ponte sta per crollare! Roy, ascoltami! Prima estraggo la ruota dal ponte e poi tu lo sollevi. D'accordo? Polly, l'imbracatura di sicurezza è sistemata! Bene, ora tocca a me! Ho quasi fatto, Roy! Tira la corda! Nonno! Nonno! Ero così preoccupata! Non pensarci! Sto bene! Dove sei finita? Girandola! Dov'è finita la girandola? Gira, gira, gira! Gira, gira, gira! Gira! Benny! Rodi! Dove l'hai presa? Questa! Me l'ha prestata Ellie! Non dire bugie! La verità è che hai trovato la girandola che ho perso! Ti sbagli! Ellie me l'ha prestata per tutto il giorno! Davvero? Allora va a cercare la mia girandola adesso! D'accordo! Tu resta qui e aspetta! Vado a cercare la tua girandola! Come puoi pensare che ti stia mentendo? Dove potrebbe aver perso la sua girandola? Vedrà, io la troverò di certo! Che cos'è? Lasciami andare! Salvatemi! Che cosa farò adesso? Finirà per colpirmi! Aiuta! Mm.
Ellie, va avanti e dici che cosa vedi. Ricevuto. Non resisterò ancora per molto. Non ti arrendere, Benny. Oh no, Benny si farà male. Ragazzi! Ellie! Ellie! Sta calmo, andrà tutto bene. Poli, sbrigati! Ci siamo quasi, sbrighiamoci. Certo! Dobbiamo fermare le turbine, forza! C'è il pulsante di spegnimento! È dietro l'elica! Bene, vado io, così potrò fermare le eliche. Prepara un materassino gonfiabile, non si sa mai. Tu invece prepara la scala, Roy! Certo! Qualcosa non va con questa leva. Ecco il problema. Non ci arrivo. Poli, sbrigati. Resisti ancora un po', Ellie. L'ho presa. Ellie, ora è al sicuro. Per fortuna. Adesso è il mio turno. Per fortuna sei salvo. Grazie a tutti voi. Felici di aiutare. Riguardo alla tua girandola, mi dispiace tanto per quello che ho fatto. È colpa mia, non ho creduto a Benny. Pensavo che mi stesse mentendo. Mi dispiace. Oh, per questa? Ah, non fa niente. Non dovete dispiacervi. In realtà, se non fosse stato per la girandola, sarebbe andata molto peggio. Esatto! Se la girandola non si fosse incastrata nella turbina eolica, questa avrebbe girato più velocemente. Ma... allora è grandioso! La mia girandola ha contribuito a salvare Benny! Sì, certo! Oh, wow! Questo mi rende così felice!